Il sole splende su Pistoia da più di 2 millenni. La città nacque su un terrazzo alluvionale del fiume Umbrone. Gli Etruschi furono a Pistoia a partire dal VI secolo a.C. Pistoia è già divenuta un polo culturale ai tempi del Granducato Mediceo. Il centro geometrico della città è la Piazza del Duomo. Non lontano da qui, il 27 febbraio 1901, nacque Marino Marini, l'artista destinato a fama mondiale. La vera casa di Marino Marini è e rimarrà per sempre nel cuore di questa città. Il Museo Marino Marini è sede sia del Centro di Documentazione che della Fondazione Marino Marini. Ovunque, la memoria dell'artista e di sua moglie Marina, che qui erano a casa. Al Centro di Documentazione, a disposizione del pubblico, monografie, cataloghi, riviste d'arte, fotografie, una raccolta completa di ritagli stampa tratti dai quotidiani dal 1927 ad oggi. Alla Fondazione, l'incredibile patrimonio di disegni, dipinti, sculture a disposizione di turisti e studiosi. E girando per i tre piani del museo, si ha la sensazione che le opere di Marino, spesso di ritorno da lunghi viaggi nei musei di tutto il mondo, solo qui divengano creature quasi vive. I nudi femminili che si incontrano lungo il percorso si ispirano a Pomona, la serena dea etrusca della fertilità, madre natura. Le radici dell'arte di Marino affondano nella classicità, nel suo essere mediterraneo, ma soprattutto toscano, etrusco, pistoiese. Il cavallo e il cavaliere è il soggetto più conosciuto di Marino. È un simbolo, un linguaggio che l'artista adotta per leggere la realtà. Nel tempo il cavaliere diventa sempre più incapace di padroneggiare la bestia. Ecco dunque che nascono forme lacerate, fossili, gridi, guerrieri, composizioni di elementi, titoli che l'artista attribuisce alle sue opere quando ormai la forma cavallo-cavaliere è ridotta ad un insieme disconnesso. La ricca collezione di ritratti offre uno spunto significativo per ricostruire la biografia di Marino, che da subito inizia a ritrarre l'umanità che lo circonda. Il suo è un lavoro di semplificazione. Poche linee salienti rendono esteticamente la personalità e il carattere di ognuno. Quei tratti, e solamente quelli, fanno la differenza. Festosi giocolieri, che danzano attorno ai cavalli, sono anche il simbolo della ricerca ossessiva di un equilibrio inarrivabile e il duro mestiere del saltimbanco altro non è, se non metafora dell'umanità, sempre in bilico fra il piacere e il dovere, il bene e il male, la vita e la morte. Dalla Fondazione Marino Marini si accede alla splendida Chiesa del Tao, dove è possibile compiere un viaggio nel tempo.
1372 Niccolò di Tommaso ci racconta con la luce e il pennello la Genesi, la creazione del cielo, la terra dei giganti, la fatica, la speranza, la preghiera, il diluvio universale. L'antico ciclo di affreschi dinanzi ai nostri occhi, qui dentro, dove il tempo sembra sospeso, dialoga con le opere monumentali di Marino Marini, che raccontano altre genesi e altri giganti, altri cieli e altri gridi. Il genio è facile. Il genio, come il bambino, cerca il significato delle cose. L'arte di Marino Marini risiede anche in una ricerca che continua. Continua. Continua e continuerà.